lato sinistro, per favore, se la destra non sono notizie. Ed è per me un onore adesso dare la parola al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Grazie di cuore, buongiorno, grazie dell'invito. Sono tante le ragioni per le quali è particolarmente interessante essere qui, perché nella creazione di uno stabilimento a emissioni zero non c'è soltanto l'aspetto in questo momento di natura energetica, che pure è fondamentale. Ci sono almeno 5-6 punti che sono stati citati dagli interventi, a partire da quello del sindaco. E allora, proprio a mo' di flash, alcune considerazioni e un gigantesco in bocca al lupo. La prima, rispetto alle considerazioni che poneva Fabrizio, che poneva il sindaco, molto semplice. Uno, quando c'è un territorio forte, in grado di pensare al futuro, in grado di attrarre, in grado di essere dinamico, in grado di venire incontro alle esigenze delle aziende e in particolar modo delle multinazionali, i risultati arrivano. È un invito che io vorrei fare innanzitutto agli amministratori locali. È un momento difficile, peraltro sono entrambi qui presenti per ovvi motivi, sia il Presidente dell'ANCI che il Presidente della Conferenza delle Regioni, nel senso che Piero e Sergio hanno una responsabilità che va oltre Torino e il Piemonte, però il messaggio che viene da Settimo è il messaggio di chi comunque, avendo un percorso, un progetto, un orizzonte, è in grado di portare grande realtà a investire, a tornare a credere, un comune di poco meno di 50.000 abitanti che però riesce ad essere particolarmente forte ed efficace. E devo al sindaco una risposta prima di entrare sul tema più legato all'Oreal e a questo stabilimento, sul tema delle aziende municipalizzate. Il sindaco l'ha detto en passant, per lasciare il messaggio a futura memoria. È vero, noi dobbiamo essere capaci di riconoscere quando le aziende municipalizzate sono aziende municipalizzate che servono e quando invece sono il parcheggio per esperienze politiche che non funzionano più. Perché le 8.000 aziende municipalizzate italiane sono troppe. Non è immaginabile che Pianita, si chiama la vostra realtà qua, se capisco bene, possa essere messa in un calderone in cui invece ci sono tante altre aziende, un po' in tutta Italia, in cui spesso la classe politica ha pensato di poter creare, di poter difendere il ceto politico a scapito degli interessi dei cittadini. La dico in modo un po' più chiaro: quando un'azienda serve si vede, quando un'azienda serve ai cittadini noi la teniamo, quando un'azienda serve alla classe politica per perpetuare se stessa, mi dispiace, ma va chiusa, va ridotta, va fatta una cura dimagrante notevole, passeremo da 8.000 a 1.000, è chiaro che dobbiamo farlo non come talvolta si è fatto in passato, e i sindaci sanno a che cosa mi riferisco, con idee inventate da Roma senza alcuna concretezza sul territorio, che hanno prodotto soltanto pacchetti di carta in più da fare per i sindaci, per gli amministratori, che dovevano inventarsi tutte le scuse per riuscire a stare dentro i criteri. No, noi avremo un meccanismo molto serio e molto semplice, molto lineare, al termine del quale però le aziende che si occupano, diciamo in generale, di public utilities, anche se l'espressione è un po' riduttiva, non dovranno essere almeno un ottavo di quelle che sono adesso, e quindi una riduzione molto molto importante, però è l'unico modo per far sì che l'Italia anche in questo settore cresca. E peraltro alcune esperienze anche nei comuni del Piemonte sono esperienze virtuose che vanno sottolineate e evidenziate. Ho fatto questa doppia premessa per entrare poi nel merito molto rapidamente del sviluppo
di questo stabilimento e dell'obiettivo che vuole portare entro il 2020 L'Oréal a ridurre l'impronta ambientale del 60% rispetto ai livelli del 2005. 2005 e 2020 non sono due dati a caso. C'è un grande obiettivo di riduzione del 20% dell'impronta ambientale entro il 2020. Bene, qui l'obiettivo è tre volte più grande. Ed è una scelta bella, significativa, importante, che può portare le aziende a modificare lo stile anche di lo stile di vita quotidiano dei lavoratori, delle lavoratrici e naturalmente delle strutture che li ospitano. Prima però consentitemi di dire una parola sul fatto che l'Italia continua ad essere un territorio attrattivo e attraente per le grandi multinazionali. E mi fa piacere essere qui perché questo è un settore, diciamo, dei cosmetici, che vede per tanti profili la peculiarità italiana. Mi spiego. Noi abbiamo un mercato interno che soffre. Ha sofferto, lo ricordava l'amministratrice delegata dell'Oréal Italia in questi ultimi anni, l'ha detto in modo molto politico, ma anche molto chiaro, perché il mercato interno si è improvvisamente contratto. E questo sta accadendo in tutti, si è accaduto in tutti i settori. Dal 2011-2012 e soprattutto il 2013 la contrazione dei consumi è stata pazzesca. E la contrazione dei consumi ha portato molti settori a soffrire in modo terribile. Questa sofferenza è la sofferenza che l'Italia può affrontare sicuramente cercando di aumentare il potere d'acquisto delle lavoratrici, dei lavoratori, delle cittadine, dei cittadini, dei pensionati e delle pensionate. Ecco perché ha anche un significato economico la misura del governo del decreto legge 66, gli 80 euro, non so che sono cosiddetti, sono 80 euro. E il fatto che non sia immediatamente percepibile negli indicatori macroeconomici non significa che questo non sia un fenomeno che logicamente porterà a rafforzare i consumi. Potrà partire prima, dopo, è un fenomeno naturale. Se tu tutti i mesi ti trovi 80 euro e ti passa la paura che sia soltanto una mancia elettorale, come è stata descritta, e li ritrovi tutti i mesi, è chiaro che avrai un margine di acquisto maggiore, non necessariamente lo metterai nei cosmetici o nella trattoria o nelle bollette, deciderai che cosa farne, ma è evidente che questo fenomeno nel medio periodo esprimerà una sua forza. Tuttavia, noi ribadiamo, l'abbiamo fatto per altri motivi, per una questione di giustizia sociale, ma consentitemi di tornare a questo settore. È un settore che negli ultimi tre anni perde perde delle significative quote di fatturato perché si contrae il consumo in Italia. Oggi noi abbiamo i primi segni in cui finalmente questa caduta, questo rotolarsi verso il basso si è arrestato. Lo dicono tutti gli indicatori sui consumi che segnano lo stop alla caduta, che ancora non è la ripartenza. Lo dicono gli indicatori anche più pessimisti e negativi. E allora c'è un primo elemento, sicuramente deve continuare con forza l'investimento sulla ripartenza dei consumi. E contemporaneamente però il settore dei cosmetici è un settore che continua a crescere nell'export. I dati che ha il settore cosmetici di produzione italiana sono dati che vedono anche nel primo semestre del 2014 un più 3%, e un aumento di più 11% negli ultimi tre anni. Sta accadendo questo in Italia. Si restringe il mercato interno e la domanda di consumo da parte dei cittadini, cresce la possibilità di export pur in una cornice internazionale molto delicata. Ora, L'Oréal, avete visto, è uno stabilimento che compete, quanti sono? 45, se ho visto bene, nel mondo. E io sono molto felice di vedere un gruppo dirigente che dice qua noi siamo i primi su 45, siamo i quinti su 130 paesi come fatturato, pur avendo avuto la contrazione che ricordavamo nei consumi interni. Siamo in corsa e vogliamo essere i più bravi, vogliamo essere non soltanto il primo dell'Oréal e forse il primo in Italia a emissioni zero, ma vogliamo continuare a investire per puntare al meglio.
è quello che ci serve. Donne e uomini che non si accontentino di vivacchiare. Donne e uomini che cerchino di puntare al massimo per la propria azienda e quindi di conseguenza per il proprio territorio. Perché allora di finirla con l'idea che per un territorio le condizioni di sviluppo sono in contrasto con le condizioni economiche e le condizioni ambientali. È esattamente l'opposto, o si cresce tutti insieme o si indietreggia tutti insieme. E però noi abbiamo bisogno come paese di riuscire a invertire la rotta di marcia sui consumi e contemporaneamente valorizzare un po' di più l'investimento sull'export. Ecco perché vi ho fatto questa lunga premessa, per dire che cosa? Che qui ci sono tante straordinarie suggestioni. C'è la suggestione di un comune che funziona e che riesce ad attrarre investimenti. C'è una grande multinazionale che qua fattura 1,1 miliardi, se ho capito bene. La produzione di questo stabilimento per l'88% esce dai confini nazionali in 38 paesi, se ho visto i dati correttamente, quindi è evidente che c'è anche una dimensione di rilevanza esterna che vuole continuare sulla quale vuole continuare a competere, che ha un problema di mercato che cerca di affrontare e affronta e che contemporaneamente guarda al futuro, innova, come con un gigantesco lavoro sulla sostenibilità ambientale. Tutto sto discorso qua, che cosa serve? Serve a dire che l'Italia ha un futuro che è più grande del proprio passato. E no, ora la Mattioli siamo d'accordo, partita la Mattioli, vicepresidente Confindustria, subito eravamo d'accordo, cioè, nell'appeasement con Confindustria, devi applaudire a un certo punto. No, ma guardate che questo è un tema molto importante. È il tema chiave sul quale io vorrei sfidare le grandi multinazionali a visitare, a investire, a innovare in Italia, e vorrei però contemporaneamente dire alle lavoratrici e ai lavoratori del nostro paese che questo clima di rassegnazione, di stanchezza, di lamentazione, questa litania del non ce la facciamo, che viene in particolar modo dai grandi esperti, dai grandi professori, dai grandi tecnici che ci devono raccontare tutto come funziona il mondo, salvo poi dimenticarsi di dire perché negli ultimi 20 anni non ne hanno azzeccate una. No, perché non ce n'è uno di questi che aveva previsto la crisi com'era. Non c'è uno di quelli che aveva previsto la crisi che aveva capito che non era una crisi passeggera. Non c'è uno di quelli che, non avendo previsto la crisi, non avendo la prevista passeggera, non era riuscito a raccontarci come uscirne, perché le ricette che ci hanno proposto sono quelle che ci porterebbero immediatamente contro il muro. E che adesso ci dice, buon per noi, non ce la farete mai. Bene, noi siamo questi nostri grandi autorevoli professionisti della tartina che vanno ai convegni e che sono i primi a buttarsi sul buffet, ma che poi non hanno questa valenza scientifica così rilevante, almeno i fatti dicono questo, ci dicono che l'Italia non ha più futuro, che l'Italia è finita, che l'Italia è fallita. Magari sono gli stessi esperti delle grandi banche d'affari che nel frattempo sono fallite davvero e che gli stati hanno dovuto salvare. Io voglio dirvi esattamente il contrario, non che c'è un generico ottimismo, non voglio raccontarvi barzellette, non voglio raccontarvi che va tutto bene, madama la Marchesa, è esattamente l'opposto, che la strada è in salita, che abbiamo avuto molti momenti di difficoltà, che bisogna lavorare e competere di più, esattamente come fanno i dirigenti di L'Oreal e di altre aziende quando vedono che un concorrente sta avvicinandosi troppo o che un settore non funziona come dovrebbe. Ma noi, nella consapevolezza del fatto che la strada è in salita, siamo qui oggi non soltanto per dire che bello, un impianto sostenibile a emissioni zero. Siamo qui per dire che abbiamo grande, forte desiderio di riuscire a fare dell'Italia un luogo nel quale si respira il profumo del futuro e non soltanto quello del passato. Che non siamo soltanto un museo che ricorda come eravamo grandi, ma siamo un luogo dove si sperimenta, si prova a innovare, si prova a costruire occasioni concrete di crescita per il domani. Allora, se questo è lo scenario, io vorrei farvi i migliori auguri e più grande in bocca al lupo. È bello quando un'azienda si dà degli obiettivi che sono obiettivi che partono innanzitutto dal lavoro quotidiano. Entro il 2020 avete degli obiettivi nella sostenibilità ambientale, vi faccio i migliori auguri e più grande in bocca al lupo perché quella quota di export cresca, perché c'è uno spazio ulteriore sull'export per i prodotti italiani, 800 milioni di nuovi consumatori cercano i prodotti di alta qualità, naturalmente L'Oreal è un prodotto, è un marchio francese e come tale ha comunque le stesse caratteristiche, i francesi diranno meglio, noi diremo peggio, ma queste sono le classiche discussioni tra di noi, che sono quelle della
qualità della bellezza, del lifestyle in un mondo che chiede questo tipo di bellezza. 800 milioni di nuovi consumatori. La globalizzazione è la più grande opportunità che abbiamo. Non date ascolto a quelli che dicono arriva la globalizzazione e siamo finiti. La globalizzazione è un grande valore, è una grande occasione per noi. Le multinazionali in Italia sono benvenute. Noi non pensiamo che le multinazionali debbano venire qui perché noi riduciamo il costo del salario, il costo del salario, il costo del salario. Dobbiamo ridurre il costo del lavoro. Abbiamo iniziato a farlo con l'IRAP del 10%, continueremo. Dobbiamo ridurre il peso della burocrazia e abbiamo bisogno dei sindaci che sono in grado di investire e che sono oggi i sindaci degli eroi quotidiani, perché riuscire a districarsi tra le norme burocratiche richiede una attività e una preparazione fisica non banale. Risolveremo e stiamo risolvendo le modalità con le quali la burocrazia e la pubblica amministrazione si muovono, ma a chi crea posti di lavoro il messaggio arrivi forte e chiaro. L'Italia ha tanta voglia di continuare a investire sul domani. E infine, la sostenibilità ambientale, lasciatemelo dire così, non è una roba da detti ai lavori. Ora mi perdoneranno alcuni amici e anche alcune parlamentari, alcune a caso, ma noi abbiamo dato per 20 anni l'idea che la globalizzazione fosse il nemico, e adesso abbiamo capito che è la nostra principale alleata. Che l'Italia non avesse più produzione industriale e scopriamo che invece c'è tanta domanda d'Italia nel manifatturiero tradizionale. E abbiamo anche detto che di questioni di sostenibilità ambientale si dovevano occupare gli addetti ai lavori. Cioè, poi cosa c'è? Poi c'è questa roba qui, gli mettiamo un tetto fotovoltaico, gli mettiamo un mini eolico così, quasi che fossero una sorta di sfizio. Sai che c'è? Mi metto anche il pannellino così risparmio un po'. È totalmente altra la sfida. Quella della sostenibilità ambientale è innanzitutto la prima occasione di spending, per esempio per il pubblico, perché noi abbiamo una bolletta energetica di 5 miliardi e 200 milioni con i nostri immobili. Se ci fosse un investimento, magari finanziato dai fondi europei, sull'efficientamento energetico, quanto risparmieremo di spesa corrente ogni anno con semplicemente misure di efficientamento? Ma al di là dell'aspetto economico è un fatto di civiltà. Ecco, vinciamoli un po' di luoghi comuni. Il luogo comune che per esempio la sostenibilità ambientale riguarda 3 o 4 addetti ai lavori un po' fissati con i paraocchi. La sostenibilità ambientale è amica dello sviluppo e una gigantesca occasione per rendere ancora più competitivo l'Italia. Io vi faccio i migliori auguri, in bocca al lupo, sono assolutamente certo che da settimo continuerà la sfida dell'Oreal e lasciatemelo dire anche la sfida di questo territorio, perché il Piemonte continui ad essere una delle guide d'Italia nella produzione industriale e nella capacità di indicare il futuro. In bocca al lupo.